Voi siamo qui con Romano Nannelli, un collega, un grande collega di Pontedera, da tantissimo tempo commercialista, e con lui facciamo una chiacchierata su come vede il futuro della professione. Ma Romano è importante perché lui è un innovatore, soprattutto a livello di tecnologia, soprattutto a livello di tecnologia, a livello anche di strategia. Buonasera Romano, ben trovato. Ciao, buonasera. Allora, ai nostri amici colleghi, cosa consigli tu per il futuro dei nostri studi, come riorganizzarli? Dunque, volendo scherzare, il sistema di riorganizzare un ufficio per il futuro ce ne sono due. Uno, smettere di lavorare, quella sarebbe la migliore organizzazione che potremmo intraprendere. La seconda è sconvolgere completamente l'organizzazione dell'ufficio, cioè tutti i parametri che abbiamo del passato vanno cancellati e bisogna adeguarsi a nuovi sistemi del mercato. Quindi, fino ad oggi noi abbiamo dato un'assistenza a clienti, tra virgolette, un po' da sindacato a basso costo, la registrazione delle fatture, cioè un'assistenza solo per gli adempimenti e non per la vera consulenza che ha bisogno un'azienda. Per fare ciò bisogna eliminare la mole di lavoro a basso valore aggiunto che abbiamo nel nostro ufficio, registrazioni delle fatture, contabilizzazione, registri, e ogni giorno non altro che aumentare per creare dei problemi e dedicare più tempo a coccolare i nostri clienti, perché l'unico valore aggiunto è qualità nel servizio, quindi nella consulenza. Ma anche consulenza, ma anche coccolare clienti, perché a parità di altri che sono sul mercato, noi professionisti bisogna essere disponibili al telefono, fa essere sempre presenti ai bisogni dei nostri clienti. Quindi bisogna un po' stravolgere Ma anche perché, scusa Romano, noi come origine abbiamo le capacità, tante capacità per essere utili ai nostri clienti. Cioè noi portiamo al reddito pochissimo di quello che sappiamo fare, perché noi Molte sappiamo volte anche consigliare su come gestire l'azienda, non soltanto su come fare una dichiarazione dei redditi. Cioè ora noi è ovvio. ci auto, scusatemi il termine, castriamo, cioè Sì, facciamo molto meno di quello che siamo bravi a fare. è vero, concordo su questa affermazione, Simone, anche perché noi siamo mentalmente, quindi una certa età, rivolti al nostro passato. La professione come era 20 anni fa è finita, non esiste più. Prima bastava dare un piccolo valore aggiunto, che era poco, e il cliente era già soddisfatto, ma oggi i clienti sono già molto informati di loro conto per via di tutto quello È che Google. quindi c'è Google, ne sanno, molte volte ne sanno quasi più di noi, molte volte ne sanno quasi più di noi perché sono più pronti di noi. Allora noi bisogna essere improntati a dare quel servizio che fa parte della nostra esperienza, che molte volte noi consideriamo che fa parte già del nostro bagaglio. Ti faccio un esempio. Non siamo imprenditori, non siamo imprenditori, noi siamo professionisti, quindi come tale, se fossi un imprenditore avrei fatto impresa, non sarei stato a fare la libera professione. Però, avendo tanti clienti nei nostri uffici, quindi avendo un bagaglio di esperienze, avendo visto l'evoluzione che i nostri clienti imprenditori hanno avuto in tutti questi anni, un minimo di conoscenza dell'attività imprenditoriale ce l'abbiamo, e quindi quel valore aggiunto che è la consulenza del fai Aziendale, quello, aziendale. che consiste nel io farei così invece che cosà, stai attento a fare in questa maniera perché ci avresti dei problemi poi a riscuotere da parte del cliente e tutto quello. Cioè, questo è il valore aggiunto. E per Senti, fare Romano, questo guarda, c'è bisogno di tempo. purtroppo sono 5 minuti, ce n'è rimasto uno. Ascolta, io non so che lo posso dire, no? Tu hai fatto una rivoluzione nel tuo studio che è partita intanto da ridurre l'orario di lavoro. Quindi Certo. hai da 8 a 6 ore, quindi le ragazze, tu e i tuoi collaboratori vivono anche una vita migliore. L'hai potuto fare tramite l'esternalizzazione. Ecco, cosa puoi dire di questo Non servizio? c'è ombra di dubbio che per avere del tempo da dedicare ai nostri clienti, l'unico verso non è aumentare i propri dipendenti, perché se no è come rovinarsi, perché tanto non possiamo chiedere di più ai nostri clienti. Noi bisogna ottimizzare i nostri costi in modo tale da poter dare quel valore aggiunto, ma non tanto per il tempo nostro, dei noi professionisti. Praticamente
occorre che il tempo delle nostre signorine, che fino a ieri era dedicato a inserire dati nei computer, venga parte di questo tempo dedicato a coccolare già loro i nostri clienti. E questo è il primo input. Infatti, in tutte le aziende, cioè l'azienda molte volte nei rapporti che ha con noi professionisti, si avvale delle loro segretarie. La segretaria, il primo input l'ha con le ragazze front office del nostro ufficio. Se le Giusto. ragazze del front office del nostro ufficio hanno più tempo da dedicare ai nostri clienti, quindi alle segretarie dei nostri clienti, già lì diamo un servizio maggiore a livello di qualità di immagine. E non solo, in questa maniera qui, riducendo l'orario di lavoro, in virtù delle ultime normative, Renzi e quant'altro, le nostre dipendenti, che più delle volte sono dei signori che hanno problemi a livello familiare, quindi gestione della famiglia, riducendo l'orario a 6 ore, il danno della buspaga sulla retribuzione è lunga, inferiore al beneficio che ne hanno direttamente nella gestione familiare. Vero. E con l'esternalizzazione come ti stai trovando? Benissimo, perché l'esternalizzazione è il futuro, tutta questa elettronica è il futuro, tutta questa elettronica con tutti questi nuovi mezzi tecnologici con cui si riesce a scannerizzare fatture in 3 balletti, cioè praticamente riusciamo a mettere tutto sul computer e c'è chi pensa per noi. È ovvio che l'esternalizzazione non è la soluzione definitiva che ti risolve tutti i Ma problemi della gestione del lavoro. Ma è un pezzo importante perché quando arrivi in fondo ti levi il 70% della registrazione da dentro il tuo ufficio e non è poco. e tutto questo 70% si riverbera in maggiori coccole, come dici tu, che usi un termine che Maggiore uso coccole, ma anch'io, non che solo, ma maggiori coccole dice tanto, perché allora, oggi maggiori l'imprenditore, coccole è già tanto, però no, oggi c'è anche il lato l'imprenditore, positivo, maggiori, minori costi. non so da te in Toscana. Da noi nelle Marche ci vedono come dei nemici. Ma anche da noi, perché noi siamo quelli che gli facciamo pagare le tasse. Perfetto, ma no, ma qui è diverso perché c'è una guerra in atto, l'imprenditore ha una guerra, no? Ha una guerra con i fornitori, lo Stato, i dipendenti, Certo. e tu sei uno dei nemici a cui lui puntualmente deve fare la guerra tutti i giorni. Invece, facendogli le coccole, tu vai nella sua barca a fare la guerra con lui, e questo fa tutta la differenza del mondo, e il prezzo non conta più niente. È vero, però devi considerare una cosa. Che con l'esternalizzazione e la riduzione dell'orario di lavoro delle signorine all'interno dei nostri uffici, non solo coccoliamo di più clienti, ma risparmiamo anche, che non fa male. L'abbiamo fatto i due conti. Tu hai X dipendenti per 2 ore al giorno. Romano è uno studente, quindi E fai voi come quant'è il risparmio? Quant'è il risparmio? mettere il dipendente in fondo all'anno? Appunto. Bene, Per me. Romano, parlare con te sarebbe parlare tanto tempo. Speriamo di vederci presto. Ti faccio una bella cena assieme. Grazie di questa conversazione e buon lavoro. Anche a te in bocca al lupo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Perfetto.